A due giorni dall'inizio del nuovo anno si sono fermati per la seconda volta i lavori di recupero del rione Terra. Disperati i 110 operai che da oltre 20 anni sono impegnati in quest'opera. È il secondo stop che arriva a distanza di 13 anni. La prima volta il cantiere si fermò per 18 mesi. Oggi gli oltre 100 operai che si dicono privi di una qualsiasi alternativa resteranno in cassa integrazione fino ad aprile. Dopodiché, se nulla dovesse cambiare, si dovrà procedere con i licenziamenti. Un incubo che si concretizza. Sembrava esserci uno spiraglio ad ottobre quando, dopo un incontro in regione tra le parti, si concordò un piano di rilancio. Ad oggi non ancora pianificato. Nessuno straordinario e nemmeno l'integrazione oraria promessa è stata concessa. Sarà una vera tragedia se non si riprende. Siamo pronti ad ogni forma di protesta civile pur di difendere il nostro posto di lavoro, dice Vincenzo Scuteri, uno dei lavoratori. 100 milioni di euro è costata fino ad ora l'opera, finanziata negli ultimi anni dal governo con i FAS, fondi aree sottosviluppate, cominciato oltre 20 anni fa, i cui lavori sarebbero dovuti terminare nel 2010 e che ad oggi restano fermi al 70%. Ma al consorzio FIPA e all'EGECA SPA da tempo non arrivano più i finanziamenti. Al dramma dei lavoratori che mercoledì 30 dicembre sapevano che sarebbe stato il loro ultimo giorno di lavoro si è poi aggiunto un'ulteriore tragedia. Un operaio di 42 anni, dipendente FIPA, è rimasto vittima di un grave incidente proprio sul posto di lavoro che stava per lasciare, schiacciato dai ponteggi che si accingeva a scaricare. L'uomo si trova ora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le ferite al volto e ad un polmone.